pochi chilometri dal centro abitato di Sava, lungo la strada che conduce a Lizzano, si incontra l'antico santuario della Madonna di Pasano, luogo simbolo della forte devozione mariana del popolo savese, edificato grazie alle donazioni dei fedeli. L'edificio venne elevato nel marzo del 1732 nei pressi di una chiesetta preesistente intitolata alla Vergine Maria. I vescovi di Oria, particolarmente legati alla Madonna di Pasano, si presero cura della chiesa ed in particolare si interessarono per la realizzazione della strada nuova che collega il santuario al paese. Lo stile decorativo è molto semplice e rispecchia la spontaneità artistica ed essenziale degli edifici chiesastici rurali. Tuttavia, l'estro e la maestria della scultura salentina di Settecento si mostra nelle pregiate elaborazioni dell'altare maggiore, vivide di decorazioni pittoresche e preziosi pigmenti. Nel santuario si conservano la pietra e il ceppo dello schiavo, che testimoniano il miracolo della Madonna di Pasano, evento che ogni anno viene rievocato dalla Proloco di Sava tramite il corteo storico dello schiavo. Il corteo sfila per le strade della cittadina in concomitanza della festa di San Giovanni, nella seconda metà di giugno, e termina il suo percorso nella piazza principale nel giubilo di luci e colori in onore del santo patrono. La manifestazione rievocativa in costumi storici richiama il miracolo avvenuto al tempo delle frequenti scorribande dei turchi ai danni della provincia di Terra d'Otranto. Infatti, il protagonista del miracolo fu uno schiavo turco fatto prigioniero nel 1605, quando la cavalleria di Terra d'Otranto liberò la città di Taranto da un assedio nemico. Finito come schiavo a Sava e impedito nei movimenti dalla presenza di una grossa catena, passando davanti all'antica cappellina della Vergine di Pasano, lo schiavo chiese alla Madonna la grazia di essere liberato, offrendo in pegno il suo battesimo. In quel momento, un macigno ruppe il ceppo, liberando così il servo che si convertì alla religione cristiana. Sul luogo del miracolo venne edificata una cappella che conserva ancora oggi il dipinto raffigurante la scena della liberazione dello schiavo.